guidato da Gianni Alemán, Francesco Storace contro quella che definiscono l'invasione dei migranti e per chiedere una svolta nelle politiche sull'immigrazione. Per noi c'era Antonella Pallante. Stop invasione. Questo è lo striscione di apertura del corteo contro l'immigrazione per il lavoro italiano organizzato dal Movimento Nazionale per la Sovranità e Gioventù Identitalia. A darsi appuntamento in Piazza della Repubblica per raggiungere Piazza San Silvestro anche decine di associazioni, movimenti, sindacati autonomi di categoria immigrati regolari arrivati da tutta Italia uniti per dire no allo Ius Soli. Non bisogna approvare lo Ius Soli, non bisogna riaprire le porte agli immigrati, bisogna cominciare a espellerli e poi non bisogna svendere ancora l'economia italiana. Quindi stop al governo Gentiloni e lavoro e immigrazione come fondamenti per il nuovo centrodestra unito. Ribaditi dagli organizzatori del corteo i numeri dell'emergenza. Oggi sarebbero non meno di 712.000 gli immigrati rimasti illegalmente senza documenti in Italia. Nella provincia di Roma, è stato sottolineato, ci sarebbero almeno 64.000 immigrati irregolari. Vediamo che il lavoro debba essere favorito attraverso la partecipazione, contrastando ogni forma di precariato, sburocratizzando l'amministrazione, detassando le imprese perché non ce la si fa più.